Le apparizioni della Madonna a Suor Caterina Labouret a Parigi. La prima apparizione avvenne nel luglio del 1830. Caterina è nel convento delle Figlie della Carità e viene svegliata da un bambino. O meglio, a lei le sembra di essere un bambino. Il bambino la porta nella cappella e lì, dopo una lunga attesa, Maria appare a Suor Caterina. È un'apparizione che ci fa capire anzitutto il valore dell'attesa. Se facciamo un'analisi, in tutte le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, Maria fa sempre attendere, perché l'attesa è, io direi, una virtù. È l'attesa che ti prepara ad un incontro, è l'attesa che ti prepara ad un incontro che ti cambia la vita, è l'attesa che ti fa entrare in un mistero. Con Maria non esiste tutto e subito, immediatamente. Maria ha i suoi tempi perché Maria conosce il nostro cuore, le nostre fragilità, Maria conosce i nostri bisogni. A un certo punto Maria, o meglio, Suor Caterina, mentre attende in questa cappella, senza sapere chi incontrerà, sente un leggero fruscio, racconta lei stesso. Ecco un'altra qualità delle apparizioni mariane. Maria appare sempre nel silenzio, non ama il clamore, non ama le grandi apparizioni. Maria appare nel silenzio. E lei racconta, Santa Caterina, questa prima apparizione con queste parole. Dice: a un certo punto la Madonna appare e si siede su una poltrona. Cosa fa Suor Caterina? Sono saltata verso di lei, inginocchiata sui gradini dell'altare con le mani appoggiate sulle ginocchia della Vergine. E poi conclude: è stato il momento più dolce della mia vita. Sono parole sue, è lei che racconta questa apparizione. Appoggia le mani sulle ginocchia di Maria, come ognuno di noi vorrebbe appoggiare le mani ed essere abbracciati da Maria. E Maria cosa fa? Lascia che quelle mani la tocchino, perché Maria è vicina ad ogni uomo, ad ogni donna, e perché Maria vuole appunto essere quella madre sollecita che ci vuole condurre al figlio, che ci vuole condurre alla salvezza. Pensate che questa apparizione, in questa maniera così familiare, dura 2 ore e la Madonna e Caterina, Suor Caterina, si parlano per circa 2 ore. Perché? Che cosa si sono dette? Sappiamo qualcosa di quello che si sono dette, ma Maria prepara questa sua figlia, Suor Caterina Labouret, ad una missione. Quale missione? Ve lo dico domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!